È più facile di quello che credi. Io sono Miss Biancuola e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove insegno a applicare le leggi di attrazione in maniera corretta e facile nella tua vita. Tua vita. Io sono anche su Instagram e Facebook, sono due canali coadiuvanti a questo qui di YouTube, di supporto. Trovi il link di riferimento qui sotto il box informazioni, specialmente su Instagram, ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video, insomma un sacco di materiale per la comprensione della legge di attrazione, di come funziona l'universo, del tuo potere innato di co-creatore o co-creatrice e così via. Inoltre attivo un servizio di consulenza mirata e precisa e privata soprattutto perché logicamente in questi video io tratto in maniera generale, poi ognuno ha le proprie esigenze. Questi video sono un'infarinatura per appunto riuscire a capire come funziona la legge di attrazione, come funzionate voi, ma poi ognuno ha i propri blocchi, i propri limiti, false credenze, insomma, delle cose su cui uno deve lavorare privatamente, se gli va, logicamente. Il servizio è un piccolo prezzo per un breve periodo, decine di volte l'hanno già utilizzato con successo e trovi il link di riferimento qui sotto nel box informazioni. E oggi andiamo a parlare di. Allora, la scorsa settimana ho postato il video su come manifestare per le altre persone. In maniera ok, positiva, però sono uscite fuori domande di persone da serie. Sì, vabbè, però. E invece quando l'altro manifestano per noi? In negativo? Cioè, allora, c'è un po' di confusione, forse un po' di confusione che va chiarita. Allora, in quel video io parlavo di manifestare per altri in maniera positiva. Cioè, quindi che ne so, sono una madre, ho mio figlio che cerca lavoro, cerco di appunto manifestare, visualizzare lui o lei che sia, che ha già quel lavoro, insomma, andate a vedere, insomma, manifestare in positivo per un'altra persona, manifestare. Ora, quello è un altro discorso che ho già parlato in un video passato l'anno scorso, che linkerò qui sotto, cioè le energie negative collettive, perché voi sapete che esistono le energie personali. O se non sapete, lo sto per dire adesso, esistono energie personali e energie collettive. Ora, l'energia personale, appunto, l'energia personale, l'energia collettiva è l'energia, appunto, mondiale, l'energia della società, per farlo vedere mondiale. Le nostre energie collettive alimentano quelle mondiali, e, ossia, le nostre energie, scusate, individuali alimentano quelle collettive, e quelle collettive, a nostra volta, se lo lasciamo fare, influenzano le nostre, cioè praticamente è un passaggio di dati, un dare e avere, un dare e avere. Le nostre individuali vanno ad alimentare il bacino di quelle collettive, e quelle collettive vanno a individuare quelle, a individuare, a mandare quelle individuali, ad alimentare quelle individuali. Ora, la questione è molto semplice. Voi siete il Dio o la Dea creatrice, come mi piace chiamare così, insomma, siete il credo del vostro universo, della vostra realtà. Quindi, praticamente, attraverso i vostri credo date forma, influenzate, plasmate la vostra realtà. Voi plasmate la vostra realtà. Quello che credete lo vedrete nella vostra realtà. E non sto parlando di sì, mi credo bella, ma sotto sotto mi credo un cesso. No, cioè, sto parlando proprio del vero credo, il credo madre. Questo mi sa che non vi ho fatto neanche mai il video del credo madre, ve lo farò poi. Del credo madre, ossia il credo radicato, il credo principale, ok? Perché tante volte noi ci raccontiamo delle storielle, ma non è la realtà dei fatti, cioè non è il vero credo. Io per tanto tempo pensavo, ma no, sì, sono bella, ma non ero andata a lavorare su me stessa, che il vero credo madre era che in realtà non ero bella. Potevo mettermi chili di trucco addosso, comprarmi vestiti, acchittarmi, farmi tutto quanto, agghindarmi e così via, ma tanto il risultato era che rimanevo un cesso bionico, perché quello era il mio credo madre. Ok? Nonostante cercassi di dirmi invece, no, ma sì, dai, mi accetta anche così, vado così. No, non mi accettavo così, non andavo manco per bene così. Ok? Ho avuto una cliente che provava in tutti i modi a mandare amore e positività verso una persona che gli stava qua. Ma non capivo come non riuscissi, nonostante mettessi in campo un sacco di roba, sprecassi un sacco di energie e non andava da nessuna parte, anzi sembrava peggiorare la situazione. Lavorando con questa persona è uscito fuori che il suo credo madre era che in realtà si sentiva tradita, offesa, rancorosa verso questa persona. Quindi a livello superficiale era tipo sì, amore, energia a te, la 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 la. Ma in realtà dentro di sé era
Fuoco, fiamme, sette, di potenza biancorpo, capito? Quindi quello che lei manifestava era il credo madre, si manifesta sempre il credo madre. Invece farò un video poi su questo. Comunque, quello che voglio invece dirvi in questo video è che nessuno ha potere su di voi. Ora so che ho detto una cosa huge, enorme, che voi, perché era la stessa cosa che pensavo io. Tutti hanno potere. Voi considerate che sono cresciuto in un ambiente estremamente ostile, familiare. Quindi io mi sentivo la vittima sacrificale, mi sentivo, cioè, praticamente Giada contro tutto il mondo, cioè tutti erano contro me. Mi sembrava di vivere quello, e quello vivevo, perché mi venivano dette le cose più orrende, più brutte da sentirsi dire. Poi soprattutto un figlio, cioè, ho passato decenni a sentirmele dire. Quindi io mi sentivo fortemente tradita dai miei stessi, dalle stesse persone che mi avevano messa al mondo. Che mi avevano messa al mondo. Quindi io vi capisco. Però quello che io ho imparato poi nel corso degli anni e lavorando su me stessa è che le persone hanno potere fin quanto voi gliene date. Ora, se voi vi fate plasmare dalle loro energie, è normale che hanno potere su di voi e quindi sulla vostra realtà. Proviamo a fare un esempio. Mettiamo che lavorate e siete lavorate e a un certo punto dei colleghi iniziano a dire, se, a, nel vostro ufficio iniziano a dire che, che ne so, ho sentito dire che l'azienda sta andando male, ci saranno dei tagli orrendi, così è. Ora, avete due strade, o andate subito nel panico, Dio, ti ha detto questo, ha detto questo, ha detto questo, quindi entrate in quell'energia negativa, sono arrivati con una secchiata di energia negativa, quindi a dirvi ho sentito questo è. Oppure dire, vabbè, ha detto che ha sentito di. Ha detto, ora potrebbe essere vero, non potrebbe essere vero, chissà. Cioè, cercate di rimanere invece neutri, al di fuori della barricata del negativo. Cosa succederà? E questo l'ho visto diverse volte. Cosa succederà? Probabilmente quelle persone che si stanno alimentando a vicenda nel negativo manifesteranno il negativo, manifesteranno un licenziamento, manifesteranno un trasferimento, una riduzione di un demansionamento, cioè riduzione dello stipendio, qualche cosa lo manifesteranno. Voi invece che siete rimasti in positivo sicuramente non verrete toccati. Vi riporto un altro esempio. Una cliente durante il lockdown voleva manifestare un lavoro, voleva manifestare un lavoro, 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 durante il lockdown, quindi Italia ferma, tutto quanto è. Ora, se dava ascolto alle energie collettive negative, era che appunto Italia ferma, ma te pare che te stanno assume, così. Inoltre voleva, non solo aveva puntato un'azienda, ma voleva uno stipendio che era tipo il doppio di quello che guadagnava nell'altra azienda. Quindi se avesse dato ascolto alle energie collettive, non l'avrebbe manifestato, invece ha continuato a lavorare su se stessa, a dire: no, manifesto, 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 manifesto. Non ha ignorato non solo l'energia collettiva, ma proprio la realtà, dicendo, ricordandosi che io sono quella che crea la mia realtà. Quindi si è attaccata a quel credo. Si deve manifestare, punto e basta. Ma la favola l'ha manifestato, non solo ha manifestato il lavoro che desiderava per quell'azienda, tutto quanto, che erano da anni, anni che ci stava sopra, ma non ci aveva mai lavorato, si era sempre fatta prendere appunto dal proprio ego, vittima del proprio ego, delle energie collettive negative, ma ha manifestato quello stipendio che desiderava, il doppio appunto quanto si era prefissata in mente. Quindi, come vedete, non è che ha fatto chissà che sorta di magia, si è soltanto attenuta a una stricta, una dieta mentale precisa e non ha dato ascolto alle energie collettive. Ora, se una persona, ad esempio, mi ha scritto alcuni, cosa devo fare quando le persone sono invidiose nei miei confronti? Questa è un'altra cosa con cui io mi sono sabotata. Tanti anni fa, vi ho raccontato in un video, che riuscii a manifestare un lifestyle fatto di un sacco di viaggi, decine all'anno. A un certo punto, però, il mio ego, abbassai la guardia, perché si è abbassata la guardia alla fine, il mio ego venne: ciao, sono io il tuo ego, che bella vita che stai vivendo, ma che te la meriti sta vita? E l'altro che invece non ce l'hanno? E non ci pensi all'altro che non ce l'hanno? Quindi cosa succede? Vi sto dicendo, l'energia appunto, cioè se c'è una persona. Ah no, vi sto raccontando il viaggio. Quindi mi sono venuti dei sensi di colpa. E questi sensi di colpa l'ho cominciato ad alimentare. Mulane della favola hanno cominciato a saltare viaggi che avevo manifestato.
Per impossibile a destra e manca, o addirittura non sono riuscita a manifestarne altri. E ha cominciato a crescere la mia frustrazione. Ma cosa è successo? E aspettate, nella mia realtà sono cominciate a venire persone a dirmi: "Beh, certo, sei sempre in vacanza." Beh, cioè, voi considerate che questo stile di vita l'ho condotto dal 2013 al 2016. Per tutti quegli anni, fino ovviamente al 2016, non sarà mai successo niente perché mi ero tenuta sulla dieta mentale precisa. Nel 2016 invece ho cominciato a smollare. E ecco che magicamente, smollando, in tutti quegli anni mai è successo niente, mai è venuto nessuno a dirmi niente, cioè mai. Perché ho mantenuto una dieta mentale estremamente positiva. Nel 2016 ecco che è apparso, allora la gente ha cominciato a dire: "Beh, certo, sei sempre in vacanza, che bucce di culo, che bucce di qua, che bucce di là", proprio invidia pura. E io mi sono fatta tirare giù da queste energie collettive negative e non ho più manifestato un cavolo di viaggio. Ci è voluto il tempo prima che capissi che mi ero sabotata da sola. Mi ero sabotata da sola. Mi ero sabotata da sola. Perché avevo dato retta al mio ego che mi dicesse: "Guarda che la gente è invidiosa di te." E avevo manifestato gente invidiosa di me. "Guarda che la gente comunque sia, non è felice di quello che fai." Avevo manifestato gente. Cioè, capite? Guarda che poi i soldi mi sa che. Cominciano a scappare. E avevo manifestato. Capite? I miei credo li avevo manifestati nella mia realtà. Ora, queste persone. Vi garantisco che se non gli date potere, nel senso, ora se venisse nuovamente queste persone che mi hanno detto questo, me lo ridicessero, io sarebbero. Non me lo può fregare un cazzo. Perché ora so perfettamente, avendolo provato sulla mia pelle, che cosa è successo e come non farsi coinvolgere dalle energie negative collettive. Quindi ecco perché io vi rispondo sempre. Quando mi dice che faccio, quello mi ha detto quello, sti cazzi, non me ne può fregare un cazzo, non me ne può fregare. Cioè, l'altro giorno su Instagram ho scritto uno sfogo in cui praticamente avevo avuto un personaggio che mi è venuto a rompere i coglioni, alcuni personaggi che mi hanno venuto a rompere i coglioni e ho dato uno sfogo dicendo, cioè, fa un cazzo perché sembra che le persone non abbassano mai. Ho avuto un momento di mio sfogo, ho avuto. Però dopo, a parte che ho ricevuto tantissimi messaggi, grazie di cuore, veramente, di amore e supporto, però poi dopo mi sono detto, senti, dico, ma sti cazzi, se piaccio, piaccio, se non piaccio, piaccio. C'ho alcune persone che mi hanno scritto nel corso del tempo, di, ma com'è il canale 2 che c'ha così pochi iscritti? Com'è il canale 2 c'ha così pochi iscritti? Com'è il canale 2 c'ha così pochi iscritti? Ma che cazzo me ne frega che c'ho pochi iscritti? Io non ho aperto il canale perché ferà voglio diventare. Anzi, sapete chi mi segue da tempo sa perfettamente che sono una persona riservata che ho combattuto tantissimo con l'universo perché non volevo aprire questo canale, non volevo assolutamente a me, cioè lo stato di celebrità, lo stato di famoso, quello che cavolo sia, perché vuol dire tante energie da dover gestire. Quindi, cioè, no, sto bene, io sono sempre stata tipo un bella eremita sul mio cucuzzolo dalla montagna a fare il lavoretto mio, tutto quanto e ciao. Però a un certo punto l'universo mi ha detto devi diventare strumento, quindi non smollava, erano anni, stava lì a du, devi diventare strumento, devi diventare strumento, 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 quindi ok, eccoci qua. Però l'energia, io non mi ci faccio, non è che a me non pizzicano, di tanto in tanto non mi pizzico, mi prendo l'incazzatura, però poi mi passa velocemente e non mi ci faccio più rimestolare in quell'energia negativa. Peggio è, ora se vedete una vostra amica, collega, conoscente, quel cazzo sia parente, che vedete che prova invidia nei vostri confronti, fregatevene. Quella persona sta parlando per bocca dell'ego, per bocca del vostro ego. Anni fa incontrai una persona in metropolitana che mi disse praticamente che avevo fatto bene a mollare il lavoro, andare in Inghilterra, così via, tra l'allero ma lo vedevo che me lo diceva con bocca di invidia. A me onestamente, non, cioè un po' dispiace, ma dopo ho detto, cioè. Non è che ho fatto chissà che cosa, ho solo tirato su le manichette, mi sono data fa tanto coraggio e ho fatto il sarto. Nonostante non mi fosse garantito niente, 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 niente non mi fosse garantito. Cioè, o potevi fare pure te, invece di pararti dietro a 30.000 scuse. Come ho fatto io, come ho rischiato io. Cioè, alla fine le persone quando vengono sotto a invidiarvi, attaccarvi, lo fanno solo per bocca di invidia, per rosicata. Cioè, capite? Sono le stesse persone che praticamente scrivono sotto ai post da Ferragni solo per bocca e invidia. La maggior parte di quelle persone scrivono solo per bocca e invidia perché mo a prescindere che lei faccia una cosa che piace, non piace, interessa, è di utilità, di supporto alla cosa, allo sviluppo umano, che cazzo ne so. La gente, la maggior parte, scrive sotto per invidia perché vorrebbero il suo lifestyle, vorrebbero quello che c'ha lei, che lo tiene così.
Però lei, se voi avete visto soprattutto il suo documentario, io non sono una fan sua, non sono iscritta sua, niente, però sapete che cosa faccio di differenza? Io mi vado a studiare, le persone, vado a studiarmela, a guardarmela per vedere, per apprendere, perché se c'è qualcuno che sta meglio di me, vuol dire che sa qualcosa più di me. Se c'è qualcuno che sta meglio di me, vuol dire che sa qualcosa più di me. E non è solo dovuto al fatto che c'è il fattore C, de culo, o chissà che cosa, che conoscenze c'ha. No, no, a prescindere, io vado a studiarmi, le biografie me le studio sempre, sia dei personaggi storici o di personaggi attuali, che so che siano nel campo economico, nel campo commerciale, nel campo della TV. Io me li vado a studiare, a vedere che c'è dietro, e spesso e volentieri, indaga di qua, indaga di là, esce fuori sempre che queste persone hanno un set di credo estremamente forte, ma così positivo, forte, che non vengono scalfitti, proprio non vengono toccati dalla energia collettiva. Nonostante la Ferragni riceverà bidonate di negatività, eccola là, cioè, eccola là che continua comunque sia a macinare. Anzi, a me mi piace vedere una cosa, che quando ci sono le shitstorm, le ondate di, appunto, di super negativo, perché magari ha fatto qualcosa, io ho notato che è il momento che poi a lei accade qualche cosa de boom, cioè magari entra in entra fa qualche, cioè pubblica qualche cosa di, no, come si dice, fa una joint venture, fa una unione con un marchio che la lancia ancora di più, cioè gli accadono cose ancora più. Quindi, perché evidentemente lei ha dentro di sé il set di credo che va dritta oltre il muro della negatività e lo supera e lo passa. Cioè, capito? Non si fa praticamente abbindolare, non si fa influenzare, non si fa tirare giù. Questo io l'ho imparato sulla mia pelle, l'ho imparato non a livello perché ero, so, influencer o altro, no, mi sto facendo appunto dei viaggi. Cioè, capite? Io mi sono fatta tirare giù perché ho cominciato a mettermi il dubbio, a dire, certo, a avere i sensi di colpa. I sensi di colpa, alla fine non stavo uccidendo nessuno, non stavo facendo il male a nessuno, cioè stavo vivendo la mia vita. Però è normale che i vecchi sensi colpa dettati dal mio ego, dal mio passato, cominciano a dire: no, non è così, la vita è difficile, è sacrificio, come da canta Tonino Carotone, felicità momenti, futuro incerto. Cioè, voi ricordate la canzone, so, di qualche, ormai che penso una decina di anni fa. Cioè, è così, felicità momenti, futuro incerto, è uguale, cioè, così devi vivere, ma è una gioia. Ma non è manco vero. Quindi la prossima volta che viene qualcuno e sentite qualcuno, sentite una cosa, chiudete fuori e di vabbè, poraccio, porello, porella. È guidato dal proprio ego. Cercate di essere come era Gesù. Gesù che diceva pure nel momento della croce, Gesù che gli ha detto, che cosa ha chiesto al Padre, a Dio? Perdonali perché non sanno quel che fanno. Non perché gli stava a dire che erano stupidi. No, non sanno quel che fanno, nel senso che non sanno quello che so io. Non sanno il loro potere, non lo conosco, non sanno che creano attraverso il loro credo, non sanno, non conosco. Quindi se non conosco non posso dargli una colpa. Se io non so russo, qualcuno mi può dare una colpa che non so russo? Non lo so, punto e basta. Tu magari che stai guardando non sai, che ne so, il tedesco, che ti dà una colpa che non sai il tedesco? No, non lo sai, punto e basta. Quindi se una persona viene a la vedete che sta cabava a bocca, che ha gelosia, l'invidia, troverete sempre qualcuno nella vostra vita che vi invidia, pure che c'è magari, oddio, ecco, c'è sto chicco di riso in più, lo troverete sempre. Qualcuno che vi guarda e mezzo e buci culo, ma cazzo, in qualche area della vostra vita. Lo troverete sempre. Magari l'amica che è single e voi che siete fidanzati. O l'amico che non c'ha lavoro e voi ce l'avete. Lo troverete sempre. Quindi che volete fare? Gli darete potere? Vi farete tirare giù? Ricordatevi sempre che le persone tendono a volervi tirare giù, ma non per cattiveria, perché se sta meglio insieme alla negatività, è meglio, no? Seppure, cioè, la gente si crogiola. Guardate bene come la gente si crogiola. Ma pure a me, cioè, si, nel negativo si crogiola perché all'ego piace rimestolare nel negativo. Anzi, più semo, meglio fa un mega party negativo. Gli piace. Ma voi l'unico modo che avete è tirare dritto e di no. Sta povera persona sta parlando. Siate compassionevoli. Io sono compassionevole. Compassionevole verso gli altri. Quando vedo che una persona, ah, è gelosa di me, o c'ha qualche, cioè, mi invidio o altro, mi sono compato un tempo, mi dicevo, madre, sta stronza, chi è? No, adesso sono compassionevole, perché so che sta parlando per bocca del suo ego, il suo negativo, che non sa quello che so io, e così via. Eppure se io provo a insegnare, so dei tech perché in non capì, o meglio, l'ego non gli permette di capire. Ma voi io, sapete, a differenza di loro, voi sapete, conoscete, quindi non fatevi bloccare delle energie negative, collettive. Cioè, un'altra persona mi ha scritto e mi ha detto: con tutto quello che sta succedendo a livello mondiale, che faccio? Se te fa bene,
Lascia un po' i social se ti fa, per esempio, bene. Ma secondo poi, quello che devi fare è di che comunque sia questo piano terreno ha attraversato tanti cicli negativi, ma poi sono arrivati pure positivi. Cioè, è ciclico, quindi è un momento, poi passa. Cerca di dare meno ascolto alle energie negative dei disfattisti, di quelli che se ne vede una fine, sembra la fine del mondo, quelle campane din don, din don, ecco il giudizio universale, din don, din don. Cioè, silenziali, se stai su Twitter, che ne so, Twitter, i social, silenziali, cioè. Non rimestolate in queste energie negative, io non vi dico che dovete essere da mattina a sera, cioè mentre il mondo brucia voi. Non ve lo sto dicendo, non vi sto dicendo che dovete mettervi i fette di prosciutto davanti all'occhio. No, no. C'è l'amico che sta lì che va a bocca. Cioè, fumare per voi che. Non vi sto dicendo. Accettate. Vabbè. È così. Sta andando così. Però rimanete nel positivo che migliorerà, andrà meglio. Questo sto dicendo a livello a mondiale per chi mi ha scritto. In questo si passano dei cicli, ci servono dei cicli, ci servono. State poi tranquilli che poi è come quando ristrutturate la casa, appena entrate sembra che scoppia una bomba. Però poi dopo quando è tutta ristrutturata vedrete che da quel che sembra una cosa informe, negativa, poi uscirà il positivo. Io non sto di quelli che dicono andrà tutto bene, cioè così o ma lo dicono per farsa, per presa per culo o perché non ci credono, perché la maggior parte è così, si attacca e non ha moda. No, io sto dicendo che si passano dei cicli, si passano. È come un. Siamo in un travaglio, ecco, in un travaglio. Nel travaglio non c'è il piacere, nel parto non c'è il piacere, vuoi solo che esce più presto, ragazzino. C'è il dolore, c'è. Siamo in una fase di travaglio perché ci stiamo elevando a livello spirituale, ecco perché tante persone si stanno risvegliando, stanno sempre più e si stanno accorgendo sempre più della legge attrazione. Cioè, io mi accorgo che tante persone si stanno sempre più accorgendo del loro potere spirituale, dell'elevazione spirituale e così via, della legge attrazione e così via. Stanno riscoprendo questo, riscoprendo, cioè, perché ovviamente è sempre stato qui presente, non è che è una moda che è nata adesso. Però lo stanno finalmente, se ne stanno accorgendo tutto quanto. Per chiudere quindi questo video, non date ascolto alle energie collettive negative, cercate di schermarvi nel senso di riconoscere per quelle che sono. Se conosco il mio nemico, so pure come prenderlo, capite? E se vedete persone intorno a voi negative, se potete, ciao, fuori. Ma se ne, cioè, se ne andranno via da soli, perché più vi elevate spiritualmente, più vedrete che alcuni soggetti, persone spariranno dalla vostra vita, perché non sono capaci a starvi dietro nel senso di sopportare il vostro nuovo livello energetico. Tante persone spariranno dalla vostra vita da soli, senza dover fare niente, cioè. Persone che si trasferiscono, o persone che cambiano, metti che ce l'avevi come collega, cambiano lavoro, o persone che di botte, che ne so, ci vado un litigio e spariscono, però da una parte ringraziano Dio che si è torta i coglioni, cioè, perché non sopporteranno più il vostro nuovo livello energetico. Più vi innalzate, più incontrerete i vostri simili, perché voi sapete perfettamente che la vostra vibrazione, il vostro stato vibratorio, attira le persone che sono in quella. Appunto, in quella fascia vibratoria, in quella appunto fascia sì, vibratoria, in quel a me piace chiamarlo come fosse proprio canale, un canale, cioè proprio come girare un canale di una della TV, una stazione radio e così via. Vi sintonizzerete su persone più affini a voi, ecco vai, più affini a voi a livello spirituale, a livello appunto energetico. Per il resto, ragazzi, cioè siate appunto compassionevoli, capite da che, cioè, comprendete da che pulpito sta venendo la predica, da che pulpito sta venendo la predica, comprendete quello, comprendete, siate voi a. Mandate, io quello che faccio è mando l'amore, anche che quella persona mi ha fatto girare i coglioni, poi a un certo punto dico, vabbè, gli mando amore per, e spero che troverà la sua strada, spero che troverà appunto la sua elevazione spirituale, spero che si libererà dalla soggiogazione dell'ego, proprio perché ci sono stata. Proprio perché ci sei stato, quindi sai che cosa vuol dire. Nessuno ha potere su di voi se voi non credete che hanno potere su di voi. Ricordatevi sempre che tutto il vostro, la vostra realtà che è composta da fatti, persone, eventi, se voi gli date potere, è fatta. Se voi gli date potere, se voi credete che quella persona ha potere su di me, e io ho visto
ho visto persone cambiare così sotto i miei occhi nel momento che io ho smesso di dargli potere. Non hai più potere su di me. Non mi faccio più influenzare dalle tue energie collettive. E poi, o sono cambiate o sono sparite dalla mia vita, da sole. Cambiate o sparite. Punto. Nel momento che voi prendete questa decisione, tu non hai potere su di me. È fatta. Tu non hai potere su di me. Perché? Perché io sono il creatore, la creatrice del mio universo, la mia realtà. I miei credo manifestano nella mia realtà. Quindi se io credo che quella persona ha potere su di me, di un potere nefasto su di me, quello. Se io invece credo che sono protetta, perché voi siete protetti divinamente, potete chiamare a voi l'universo di proteggervi, universo proteggimi, universo guidami, universo proteggimi, universo guidami. Allora è così. Quelle persone sono soltanto, appunto, persone che sono avvolte in un'energia collettiva negativa, sono avvolte nella loro negatività, non sanno, sono ancora purtroppo guidate, portate al guinzaglio dal proprio ego. Ok? E qui chiudo il video. Pace, amore ed energia.